Mio caro Hans, ti scrivo questa lettera dalla prigione di Spandau, il 10 settembre 1944, 3 giorni prima di essere assassinato, come i miei amici, Schulenburg, Stauffenberg, Mottke, che come me hanno preso parte al complotto per uccidere Hitler. Non so se riceverai mai questa lettera. Mi aiuterebbe in un certo senso a morire, perché affronterei la morte con la coscienza più leggera, sapendo che essa può aiutarti a perdonarmi e a capire perché ho trattato te, l'unico vero amico che abbia mai avuto e amato, in modo così sleale e vigliacco. Quello che volevo dire è che fino ad ora non ero mai stato a conoscenza dei campi di sterminio. Lo giuro e so che tu mi crederai. Posso essere stato debole e confuso, ma disonesto mai. Perdonami, mio caro amico, se puoi. Mi hai dato i mesi migliori della mia vita. Il mio amore per la poesia, per l'apprendimento lo devo a te. Devo smettere adesso, la morte mi sta chiamando. Prega per me, per la mia anima. Anche se non credi in Dio, prega per me. Prega per me. Sempre tuo per l'eternità. Così finisce la storia di Hans e Conradin, la storia di un'amicizia perduta e poi ritrovata, anche oltre la guerra, anche oltre la morte.